Buon pomeriggio! Buon pomeriggio e bentornati a Siamo Noi l'altra estate, oggi puntata ricca di testimonianze nell'Italia che d'estate sceglie vacanze diverse e chi si dà da fare nel sociale. Però prima, Vito, nel nostro spazio dedicato all'attualità ci occupiamo dell'ultimo caso di cronaca. A Napoli ieri 27 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti falsi invalidi tra carcere e arresti domiciliari. Li hanno scoperti i carabinieri che ipotizzano per loro il reato di truffa ai danni dell'INPS. Scopriremo qui in studio quanto questi falsi invalidi pesano sulle casse del nostro Stato. E poi, oltre ai falsi invalidi, torneremo a scoprire gli oratori, questo viaggio negli oratori in Italia. Questa volta sarà la volta della Lombardia, andremo a Milano dove scopriremo un oratorio davvero speciale, senza barriere, che non sono solo le barriere architettoniche. E poi i nostri pellegrinaggi. Oggi andremo tutti insieme, niente po' di meno che andremo a Lourdes. Sì, però prima partiamo in musica, come sempre, con le note dei nostri Argento Vivo. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo un treno e vengo da te. Il treno dei miei pensieri, dei desideri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Mi annoio più di allora, neanche un prete per completare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo un treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. E allora grazie agli Argento Vivo. Avevamo detto dunque che ci saremmo occupati di falsi invalidi e lo vediamo allora in un articolo in grafica. Questo è il Corriere del Mezzogiorno. Arrestati 17 paralitici e ciechi, camminavano e leggevano. Questo è un po' il titolo, questo è l'ultimo caso, ma ahimè ne vediamo, non dico tutti i giorni, ma spesso. E questi casi provocano un danno enorme da un punto di vista economico allo Stato. Ne parliamo oggi in studio con Arturo Di Folco, che è il responsabile. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie. All'altra estate siamo noi. Lei è responsabile della sanità dell'Associazione Consumer Italia, dove qui appunto riveste il ruolo di medico legale, ma è stato anche componente della commissione di invalidità per l'ASL RME. Esatto, sì. Collegato invece via Skype dalla redazione del Sole 24 Ore c'è il collega Davide Colombo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Colombo, volevamo iniziare subito con te, ti chiediamo di aiutarci a inquadrare il fatto di cui stiamo parlando. Il caso di Napoli, abbiamo detto, è l'ultimo, ma non è un caso isolato. C'è una stima di quanti falsi invalidi sono stati scoperti negli ultimi anni? Purtroppo no, i falsi invalidi non ci sono stime, attendibili. Diciamo che delle stime sono quelli che sono... Purtroppo abbiamo problemi, Colombo, abbiamo problemi con il collegamento Skype, ti sentiamo a tratti. Iniziamo subito con allora dottor Di Folco. Ecco, la difficoltà nell'individuare, come dire, l'invalidità, se è vera o finta, da parte ovviamente del medico, c'è oppure no? Quali sono le difficoltà che un medico incontra? Allora, bisogna dire che indubbiamente quando si parla di falsi invalidi e la notizia esplode così sui giornali e sui media, fa sicuramente molto scalpore.
come tutte le cose vanno naturalmente viste sotto tutti quanti gli aspetti, non bisogna soltanto ascoltare la notizia generica, tanto che dal 2010 l'INPS ha fatto una serie di valutazioni e di rivalutazioni dei soggetti invalidi in numeri abbastanza considerevoli, trovando poi una quantità di presunti non invalidi, non parliamo di falsi invalidi, abbastanza ridotta sotto il profilo percentuale. C'è da dire che questa percentuale che poi li fa i casi di falsi invalidi, questi sono pochi? Sono assolutamente pochi rispetto a quello che è il numero dei veri invalidi civili in Italia. E di questi presunti invalidi la maggior parte hanno fatto ricorso e oltre il 60% hanno vinto il ricorso, quindi significa che proprio così falsi invalidi non erano. Questo non significa che non esistono i falsi invalidi, quindi bisogna comunque fare uno studio abbastanza corretto, abbastanza preciso, prima di poter fare affermazioni che in primo impatto creano soltanto una notizia bomba, ma poi alla verifica effettiva del falso cieco bisogna capire che cosa succede. E vorrei fare una puntualizzazione: i ciechi e i sordi entro certe gradi di gravità non rientrano nella valutazione degli invalidi civili comuni, ma rientrano proprio nel grado dei ciechi e dei sordi cosiddetti. Cioè, hanno delle tabellazioni e delle valutazioni, è come se non fossero invalidi, ma hanno praticamente un riconoscimento di ciechi o di sordi, quindi non rientrano nella tabellazione. Mi spiego meglio, i cosiddetti venti misti, cioè quelli che sono al di sotto della visione di un ventesimo della vista, devono essere visitati non dalla commissione invalidi civili, ma dalla commissione ciechi, che è una commissione diversa, assolutamente, che non ha nulla a che vedere con la commissione invalidi civili. Ancora, il soggetto che ha un problema di campo visivo, che quindi non vede come vediamo tutti noi con un'apertura visiva assolutamente normale, ma vede con un campo assolutamente ristretto, non è escluso che in quel piccolo campo ha una possibilità di vedere. Quindi non dobbiamo meravigliarci quando dicono che il soggetto è stato riconosciuto come cieco, perché di fatto è riconosciuto come cieco, perché rientra entro coloro i quali che vedono al di sotto, entro un ventesimo di vista normale, ma sono in grado di poter vedere con una certa capacità di vista una piccola cosa. Possono guardare una vetrina? Possono guardare una vetrina, chiaramente in una piccola percentuale di spazio, non con un campo visivo come una persona normale, ma non sono ciechi completamente. E altrettanto i ciechi, quelli che vedono, come si dice in gergo medico, motu manu, nel senso che riescono a vedere il passaggio della mano davanti agli occhi, oppure vedono luce ed ombra, altrettanto non sono ciechi totali, ma vengono riconosciuti come ciechi. Quindi quando si fa, è chiaro che un soggetto di questo tipo non può sicuramente guidare l'auto. Allora bisogna un po' discernere. L'ultimo caso di cronaca che io ricordo era un cieco che era stato dichiarato cieco che correva la maratona. Io non so se in quel caso. Assolutamente credo che possa, se ha determinate caratteristiche, almeno di un campo visivo, per quanto ristretto, ma che gli dà la possibilità di vedere, per esempio nella sua direzione anteriore in linea retta, è in grado di poter vedere un minimo. Quindi bisogna distinguere il vero falso cieco dall'ipovedente e dal cieco che rientra, ripeto, qualificato come cieco perché vede all'interno di un ventesimo di vista residua. Quindi c'è una grande differenza. Ma fatta questa dovuta, insomma. Sì. Precisazione, veniamo poi a parlare di chi è realmente certificato, poi viene scoperto che è un falso invalido. Io le volevo chiedere dove si annida la corruzione, in che figure possono essere corrotte per avere questi certificati allora, falsi di invalidità. Apparentemente sarebbe quasi impossibile fare il falso invalido, ma è indubbio che esiste, perché i casi, certo, ne sono stati scoperti. Come si può diventare o farsi riconoscere invalidi? Naturalmente con una prima certificazione che per la stragrande maggioranza dei casi viene redatta dal proprio medico di base. Si dà per scontato che il medico di base conosca almeno da qualche anno il paziente, per cui quando è costretto è nella condizione di dover certificare una serie di patologie di cui quel determinato paziente risulta affetto, lo può fare con assoluta tranquillità. Diversamente, quando si va da un medico che non è il proprio medico, sì, oppure quando si cambia il medico di base, per cui si è pazienti di quel sanitario soltanto da pochi giorni e magari si esibisce una serie di documentazioni mediche a quel sanitario che in due minuti non è in grado di poter discernere la veridicità di quelle certificazioni e le dà per buone, perché fino a prova contraria tutti noi siamo portati a credere a ciò che ci racconta il paziente, specialmente, certo, quando si tratta è di patologie invalidanti. È lì che insomma si può annidare, allora, il problema. Si può sicuramente indurre un sanitario a certificare il falso, ma insomma
abbiamo già fatto, insomma, diciamo, le dovute distinzioni. A certificare una cosa non veritiera, perché è naturale che in quel momento, salvo, ripeto, casi che nel momento in cui vengono scoperti, è naturale che la responsabilità vi è in quella specifica situazione, ma si può indurre un sanitario a certificare attestare una patologia non veritiera, si può indurre in errore. Certo. Senza magari la responsabilità proprio oggettiva del medico. Allora, vedo che è stato ripristinato il collegamento con il collega Colombo dalla redazione del Sole 24 Ore. Colombo, dice il dottor Di Folco che sono state fatte delle verifiche negli ultimi tempi per accertare l'esistenza di falsi invalidi oppure no, e tutto sommato i numeri sono abbastanza esigui. Dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista, ecco, quanti sono? Di che numeri parliamo? Cioè, ci sono dei dati? C'è una stima? Ma dunque, su, come dicevo prima, sui falsi invalidi, cioè sulle situazioni che sono state accertate come truffaldine, non corrispondenti alle dichiarazioni sia dei medici sia dei beneficiari dei requisiti, non ci sono purtroppo delle stime attendibili ufficiali né di fonte INPS né di fonte, diciamo, ASL o Ministero della Salute. Possiamo dire che complessivamente quanto si spende, quali sono le prestazioni che sono in essere per l'invalidità. Noi abbiamo in Italia all'incirca 3,9 milioni di invalidi stimati, anche qui ci sono stime diverse su fonti campionarie diverse, e viene erogata una spesa, diciamo una spesa di lungo corso, una spesa per queste non autosufficienze, diciamo complessivamente per 35,4 miliardi. È una spesa che ci pone sostanzialmente in linea con quella sostenuta dai principali paesi di comparazione europea. La cosa che invece non ci vede allineati sta nel fatto che la più parte, diciamo, di questa assistenza è in forma monetaria, e cioè sono trasferimenti in denaro e non sono invece prestazioni di tipo assistenziali, magari nella formula domiciliare, che sono sostenuti dagli enti locali sui territori. Colombo, prima da questo punto di vista siamo lontani dalle medie europee. Prego. Colombo, ecco, prima il dottore ci parlava di verifiche che sono state fatte per accertare appunto i falsi invalidi, l'esistenza oppure no. Però ecco, c'è una stima, per aiutare a capire anche chi ci segue da casa, se venissero scoperti tutti i falsi invalidi in questo momento in circolazione, che percepiscono delle pensioni in modo assolutamente illegittimo perché non sono invalidi, ecco, lo Stato quanto risparmierebbe? No, come dicevo prima, purtroppo è stato fatto un monitoraggio sulle false invalidità nel 2009, è stato chiesto all'INPS di fare un monitoraggio sui 2 anni successivi. Alla fine di questo monitoraggio non sono stati forniti dei dati di sistema sul fenomeno dei falsi invalidi. Purtroppo è un fenomeno non monitorato in chiave sistemica, così come non è per esempio monitorato in chiave sistemica l'utilizzo di strumenti come l'indennità di accompagnamento oppure il permesso per l'assistenza di parenti con malattie o con disabilità gravi stabilita dalla legge 104, che per esempio è uno strumento che ha un costo annuo di circa 3 miliardi, di cui 1,5 miliardi solamente per i permessi di assistenza che vengono riconosciuti nel settore pubblico, nel pubblico impiego. Purtroppo su questa strumentazione, che nel suo complesso è abbastanza onerosa, non c'è un monitoraggio che ci consente di definire la dimensione, anche una stima della dimensione del fenomeno. Sui 16.000 ciechi, prima parlavate di ciechi come un esempio di invalidità, no? Sui ciechi totali o i ciechi parziali che percepiscono invece una prestazione previdenziale, non assistenziale, di invalidità, e non c'è una stima su quanto questo non c'è una stima campione. Una stima precisa, no. Colombo, ti volevo far vedere un titolo di Avvenire del 21 luglio di oggi, guardiamolo insieme. Il titolo dice: rubano diritti a 2,5 milioni di persone, perché è chiaro che poi a farne le spese prima di tutto ci sono le persone invalide che di assistenza hanno bisogno.
Beh, chiaramente sono i veri invalidi quelli che vengono direttamente penalizzati da questo fenomeno, nel senso che la distrazione di risorse di cui stiamo parlando, appunto dicevo 35 miliardi e mezzo circa di trasferimenti sotto il titolo complessivo di long term care, cioè di assistenza a tutte le forme di non autosufficienza, a cui si sommano i circa 12 miliardi di pensioni di invalidità, ecco, nel loro insieme queste risorse chiaramente vengono sottratte ai veri invalidi quando vanno a persone che, come vediamo, quasi tutte le settimane vediamo in cronaca, appunto, persone che non meritano assolutamente questo tipo di trattamenti. Nel 2009, quando è stato fatto quel monitoraggio straordinario introdotto con una delle prime leggi, delle prime misure di stretta sulla spesa corrente di quegli anni, venne affidato all'INPS questo incarico di monitoraggio e venne fatta poi una norma che raccordava meglio il controllo tra INPS e commissioni mediche ASL per il riconoscimento delle invalidità. Purtroppo quel sistema di coordinamento non è stato poi perfezionato negli anni e messo a regime negli anni a venire. Ancora recentemente l'attuale presidente dell'INPS, che ha assunto questa carica in anni piuttosto lontani da allora, ha chiesto al legislatore di normare in via definitiva questo tipo di, appunto, raccordo per centralizzare in INPS in particolare un tipo di verifica preventiva che potrebbe dare risultati migliori, di screening migliore, insomma. Dottor Di Folco, per non vorremmo allarmare chi ci segue da casa, ecco, chi ha un'invalidità vera non ha nulla da temere. Lei è stato membro della commissione, deve accertare l'invalidità. Se tutto avviene nella trasparenza, non c'è nessun problema. Chi veramente ha un'invalidità, una disabilità, non deve assolutamente temere nulla. Non c'è il rischio che magari con controlli troppo rigidi poi. Nel modo più assoluto. C'è da dire una cosa, però, che molti sposano il grado di invalidità come una cosa a vita. Bisogna pur tuttavia dire che talune invalidità con il tempo possono assolutamente migliorare e diminuire di grado di invalidità in maniera sensibile. Vediamo per esempio quello che può essere un problema di tipo oncologico. Se una donna viene sottoposta ad un intervento di mastectomia, è chiaro che per un certo periodo rappresenta un soggetto con un grado di invalidità elevato, perché è un soggetto a rischio, ma trascorso un tempo di cosiddetto follow up, di controllo a distanza, e il tutto si ferma e tutto rimane semplicemente limitato a quella piccola asportazione di una parte del seno o di una qualunque altra parte di distretto anatomico, e la paziente, la persona poi sta bene, può ritornare alla vita di tutti i giorni, è naturale che non deve più pretendere di ritrovarsi con un grado di invalidità che aveva nel momento in cui c'era una situazione di gravità e dove è riuscita ad ottenere tutti gli ausili che in quel momento le leggi dello Stato permettevano che fossero messi in piedi. Quindi è questo uno dei problemi, cioè bisogna abituarsi a capire che tutto può cambiare, ma è chiaro che deve cambiare in meglio. Quindi se le cure devono essere chiaramente proposte per migliorare lo stato di un soggetto, nel momento in cui quello stato migliora e si stabilizza, anche il grado di invalidità contemporaneamente deve ridursi. E allora grazie ad Arturo Di Folco per essere stato qui, anche grazie a Davide Colombo in collegamento dalla redazione del Sole 24 Ore. Grazie.